Io non sento però da parte del pubblico che ha ricevuto dei regali l'applauso per la caravana pubblicitaria del Giro. L'applauso! Ragazzi, ma bella gente che c'è qui, eh! Ari, sveglia! Eh sì, ragazzi, tra poco partirà! Mi è sembrato di vedere l'uomo più veloce del mondo. Sì, mi è sembrato di vederlo, perché oggi presenteremo tutto il team al completo. Sì. Oggi è il giorno dell'Omega Pharma, se non sbaglio. Prego, Angelo. Esatto. E guarda quello che dicevo prima, stanno chiamando Marquez, lui firma gli autografi. Ma sì. Scusami, eh. Molte scuse. Attenzione, altro corridore del team Cannondale, andiamo a presentarlo Stefano. E sta firmando un altro toscano, Fabio Sabatini. And please welcome from Blanco, Paul Martins. Viene intanto delle maglie verdi del team Bardiali CSF Inox. Promozione che ha stupito, che emozione, una... si respira carisma su questo palcoscenico. Vi state divertendo? Sì? No? Lo accendiamo? E firma in questo istante Cayetano Sarmiento dalla Colombia. Continuano le emozioni, un corridore del team Bardiani CSF Inox ha sfiorato la vittoria a Matera con una bellissima azione sul finale. Un applauso per Marco Canola, seguito dal suo compagno di squadra Nicola Boem. Italiano inserito in questa rappresentativa, Matteo Trentin. Ladies and gentlemen, welcome now the Maglia Rossa of this year's race. Two stage wins, a former world champion, Mark Cavendish. Poi è il turno di Sergio Powers. Tutti per vedere più forti del mondo, in questo momento sta firmando uno spagnolo che ha vinto anche la Vuelta di Spagna, signori, Juan José Cobo. Un'altra maglia della Movistar è quella del dorsale 144, José Herrada. E poi la volta di nuovo del team Androni Giocattoli, Tomas Aurelio, Kim Martinez. Terzo nella crono di ieri, lui è campione nazionale dell'Estonia, Daniel Gangert. Al momento di un corridore spagnolo, Peinata, Inzausti, ieri era in maglia rosa. E la volta poi di Zaitz del team Astana, poi il campione francese, Nassar Guani. Corridore francese sprinter della formazione FSI Stefano, ti giro la linea perché sta arrivando una vera e propria star. E sta firmando la maglia rosa, l'applauso per Vincenzo Nibali! Vincenzo Nibali! E ora ti dico la parola con noi, vai Vincenzo! E allora, buongiorno a te, un bel risveglio questa mattina. Tutti si aspettavano Vincenzo Nibali in maglia rosa, Vincenzo Nibali è in maglia rosa. E adesso? Sì, adesso siamo tranquilli, poi giorno dopo giorno. Grazie Vincenzo, complimenti. Tanto firmato bravo Vinizia. And ladies and gentlemen, the winner of the Tour de France last year. Punto di vista altimetrico. Un tratto di trasferimento che caratterizzerà le fasi iniziali fino al chilometro zero, che è in località Libia. Ormai pochi istanti alla via, come sempre ci sono le ombrelline che stanno accompagnando i leader delle quattro classifiche davanti al gruppo, gruppo che tra qualche istante inizierà a muovere. The riders then will make their way to get ready for the start. Riders, thank you very much for your appreciation during that ceremony, very much appreciated. 170 kilometers now await the 201 riders in the Giro d'Italia, the ninth stage as we race to Firenze. Allora, qualche istante ci sarà l'incolonamento.
quindi il via di questa importante tappa del Giro d'Italia. Da oggi dunque magari qualche nuovo nome. Tra l'altro ricordiamo nuovamente che è quella odierna, la nona tappa del Giro d'Italia, la Sansepolcro Firenze di 170 km e anche la tappa Bartali, quindi viene ricordato anche Gino Bartali nel corso di questa giornata importante per il Giro d'Italia. 5 minutes until the riders the riders are rolling out now for the start. Allora dovrebbe mancare un minuto e mezzo alla partenza, in questo caso si stanno allineando come sono schierate le ombrelline con le quattro maglie. Ricordiamo che le ombrelline hanno chiaramente la custodia, in questo caso, tra virgolette, passatemi il termine, dei quattro leader delle varie classifiche: la classifica generale a tempo, la maglia rossa, la generale a punti, che è quella rossa, la generale dei Gran Premi della Montagna a punti, quella azzurra, e quella bianca, che è relativa alla classifica generale a tempo per il miglior giovane. Ecco gli schierati. Qua ci starà a vedere anche un applauso, Sansepolcro, lo facciamo? Vai! Oh, questo è un pubblico. Grazie. Thank you, ladies and gentlemen. Please show your appreciation for the 201 riders who have raced so far from Napoli at the race start last weekend. This is the ninth day of the Giro d'Italia. Dunque, una Giro d'Italia che è partito da Napoli. Siamo arrivati fino a Sansepolcro, ci andremo a Firenze con una tappa davvero interessante dal punto di vista agonistico. Attenzione, tutto è pronto per il momento dello start effettivo. Io sento via cuffia la regia di gara, la regia dell'organizzazione, che mi sta comunicando che siamo ormai praticamente pronti. A qualche istante il plotone muoverà direzione Firenze. Attenzione, cominciamo ancora una volta l'applauso pubblico, mancano pochissimi istanti. Sansepolcro ha risposto alla grande a questo momento dedicato al ciclismo, al Giro d'Italia. Qualche istante le divise colorate muoveranno. 170 km per la tappa numero 9 del Giro 2013. Elegantissimi anche gli allestimenti in zona partenza in occasione di questa nuova tappa, la nona della Corsa Rosa 2013. Il ringraziamento va a tutti i ragazzi che allestiscono il palco. Pochissimi secondi, scusatemi Stefano, scusa Anthony. Dovremmo essere ormai in partenza. Partita ufficialmente la nona tappa del Giro d'Italia. L'applauso di Sansepolcro, direzione Firenze. Ladies and gentlemen, the riders now leaving the stage start of stage 9 of the Giro d'Italia. Show your appreciation, give them some applause as they make their way on this 170 km stage. Stiamo ringraziando appunto tutte le persone addette all'organizzazione. La tappa ha preso il via.